La città di Agropoli si prepara a vivere la festività di San Pietro e Paolo, che come ogni anno cade il 29 di giugno ed in questo 2024 di sabato. Un evento ed un culto dedicato ai santi patroni della città, particolarmente sentito nel centro delfino. In occasione di questa festività, le statue dei due santi, per l'appunto Pietro e Paolo, vengono portate in processione dai fedeli. Dapprima per le strade del borgo antico, attraverso la porta monumentale del centro storico, per poi scendere nei pressi della marina e del porto. Il tutto avverrà a partire dalle ore 20. Già in questi giorni le vie delle città sono addobbate con le classiche luminarie. A mezzanotte la tradizione prevede i classici fuochi pirotecnici, uno spettacolo come sempre emozionante e particolarmente suggestivo. Ai nostri microfoni il parroco della chiesa di San Pietro e Paolo, Don Carlo Pisani, ci parla della tradizione legata a questa festività che la città di Agropoli si appresta a vivere. Ogni anno siamo in procinto di celebrare la festa in onore dei patroni, Pietro e Paolo, che da secoli sono i protettori della città e quindi rappresentano la storia, la tradizione religiosa e civile di Agropoli. Come ogni anno, appunto, abbiamo iniziato con il novenario, il giorno 20 giugno, ogni sera è stata contraddistinta da diversi momenti di preghiera, ma il culmine lo raggiungerà nei prossimi 28 e 29, il 28 la vigilia con la celebrazione dei primi vespri che avrebbe dovuto presiedere il nostro vescovo, ma per noti motivi purtroppo non potrà esserci, e poi una prima breve processione che interesserà via Carmine Rossi, e via Piave. Il giorno successivo, il giorno della festa, il 29, avremo quattro celebrazioni alla mattina, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, e poi alle 19 la Santa Messa sarà presieduta da Don Gennaro Russo, che è un giovane sacerdote della nostra diocesi, il più giovane, ed è studente di liturgia alla Pontificia Università Sant'Anselmo di Roma, e poi seguirà la processione con il tragitto che ormai abbiamo collaudato da qualche anno. E al rientro, poi, come già abbiamo fatto l'anno scorso, uno spettacolo piromusicale concluderà le celebrazioni nel nostro fantastico, straordinario castello. Il culto di San Pietro e Paolo è sicuramente molto sentito, soprattutto tra gli agropolisi storici, che si tramandano la devozione verso i patroni di generazione in generazione, ma anche tanti nuovi agropolisi hanno incominciato ad amare questi due santi, che poi in realtà sono, per le loro caratteristiche, per la loro dimensione umana e di fede, santi universali. Non a caso sono i protettori anche di Roma, no? Della città dove risiede il pontefice. Dunque due santi fondamentali per la vita stessa